pensare, ben presto non potrà pensare senza veleno, vorrei. Se condividi, sei anche tu responsabile. È una delle riflessioni che ha lanciato l'ispettore della Polizia Postale di Matera, Filippo Squicciarini, durante la giornata di sensibilizzazione sui temi del cyberbullismo, del bullismo e delle insidie che si possono nascondere nella rete, organizzata dalla Polizia di Stato e dall'IS Pitagora di Policoro in merito al progetto Pretendiamo Legalità. Una giornata che ha coinvolto le classi del biennio e del triennio che in momenti separati hanno potuto ascoltare le grandi verità messe in evidenza dall'ispettore che con semplici esempi ha dimostrato come l'affascinante mondo della rete internet e dei social media può essere nido di insidie e di illegalità. Strumenti, ha detto l'ispettore Squicciarini, che sono alla portata di tutti, che non richiedono per entrare o per iscriversi nessun documento, ma che proprio per questo possono essere pericolosi e devono essere utilizzati con attenzione e cautela. Tante le riflessioni scaturite dall'incontro con la polizia per i ragazzi dell'IS Pitagora di Policoro, che guidati dalla docente di diritto Adriana Valentini, dalla vicepreside Olga Colletta e dalla professoressa di lettere Rosanna Milione, hanno posto domande e letto riflessioni sul tema del cyberbullismo, del bullismo e della legalità. Una giornata importante, ha detto la dirigente scolastica dell'IS Pitagora Maria Carmela Stigliano, per la quale ringrazio la questura di Matera e il questore Eliseo Niccolì. L'evento è stato coordinato con il vicequestore Roberto Cirelli e ringrazio l'ispettore Filippo Squicciarini per aver voluto dedicare il suo prezioso tempo ai nostri ragazzi, che hanno compreso, anche grazie alle sue parole, come sia facile poter cadere nella trappola della rete. La tecnologia ormai fa parte della quotidianità e per questo bisogna educare i ragazzi ad un uso consapevole e sicuro, perché anche nella rete dobbiamo pretendere legalità. La scuola deve essere la casa della legalità e per questo sarò sempre al fianco della polizia e delle forze dell'ordine per promuovere eventi e progetti come quello di lunedì, perché gettare il seme della legalità, ha concluso la dirigente scolastica, è uno degli obiettivi primari dell'istituzione scolastica che mi onoro di rappresentare.